Merci beaucoup. No. Grazie. E ora, a nome del gruppo ID, ha facoltà l'onorevole Zanni. Prego. Grazie Presidente, grazie alla Commissaria Vestager per essere qui con noi oggi. Sicuramente il lavoro che la Commissione ha iniziato a impostare è un inizio su un tema su cui purtroppo però siamo in ritardo. È una goccia nel mare e ci è voluta una pandemia devastante per farci capire che il sistema industriale europeo aveva qualcosa che non andava, che il modello di sviluppo economico industriale che abbiamo scelto e abbiamo portato avanti negli ultimi 25-30 anni ha reso questo continente un gigante dai piedi d'argilla. La pandemia ci ha insegnato che la nostra supply chain è quasi totalmente dipendente dalla Cina, un paese che presenta molte criticità quando parliamo di rapporti bilaterali tra l'Unione e la Cina. E ci siamo accorti di fronte a un inizio molto difficile di una campagna vaccinale che l'Europa negli anni non era stata in grado di creare un'industria integrata e autonoma per la produzione dei vaccini. Quindi bene l'analisi, ma dobbiamo capire come rendere l'Europa indipendente, come rendere il nostro continente strategicamente autonomo e come proteggere le nostre imprese di fronte a una concorrenza sleale e di fronte a degli attacchi che non possiamo sostenere e ci rendono più deboli. E da questo punto di vista, riequilibrare il nostro rapporto e la nostra dipendenza verso alcuni paesi è un punto fondamentale. Ci sono molti passi avanti e molti sforzi da fare, ma soprattutto quando si parla di protezione, di tutela degli interessi e dell'industria europea di fronte a concorrenza sleale che arriva da stati esteri, il termine protezionismo non deve essere un tabù, non deve essere un qualcosa che viene visto negativamente, ma deve essere visto come uno strumento che può essere utilizzato a beneficio della nostra indipendenza e del rendere l'industria europea più forte. Dobbiamo essere liberi e orgogliosi di poter proteggere e tutelare le nostre imprese, altrimenti con un atteggiamento lassista il nostro continente finirà sempre più alla deriva come il suo sistema industriale. Grazie.